E allora cosa vogliamo fare? Ragazzi, attenzione, perché adesso arriva l'intelligenza artificiale, quindi fra 3 anni vi terranno ancora? Gli servirete ancora? Loro andranno avanti con questa politica dei tagli. Quindi, agiamo? Bene. 400 lavoratori in protesta fuori dai cancelli di Varzila. Adesione totale allo sciopero di 4 ore indetto dai sindacati questa mattina. Un'assemblea pubblica per illustrare impiegati e operai l'esito dell'ultimo tavolo col governo di giovedì scorso al Ministero del Made in Italy, in cui la multinazionale ha presentato le proposte di reindustrializzazione per il sito triestino. Proposte che non hanno incontrato la soddisfazione dei sindacati e delle istituzioni. Il prossimo appuntamento è atteso per lunedì 29 maggio. Ci sarà un tavolo con la regione per gli 800 dipendenti di Varzila Italia che rimarranno, ma la domanda che i sindacati si fanno è: che garanzie può dare un'azienda che si comporta così? Noi quello che abbiamo chiesto con questa assemblea e abbiamo chiesto al governo è che il governo assuma piene redini e controllo di questa vertenza, delegando questi mesi il rapporto tra Varzila e le imprese interessate. Si è dimostrato che Varzila non è stata in grado di svolgere appieno questa missione, quindi il governo deve necessariamente assumere la regia. Ed è una cosa naturale che le persone vedono questa incertezza, entrano sul posto di lavoro e hanno un'attività lavorativa ridotta. È chiaro che sorgono dubbi, domande, mali di pancia che però, stiamo tranquilli tutti, vanno gestiti al tavolo giusto, che è il tavolo ministeriale. Molta perplessità ha destato anche il botte risposta tra Varzila e IMR Industries. Non si capiva se questa società aveva davvero presentato un'offerta, fino alla smentita finale arrivata ieri. E l'altra offerta sul piatto rimasta, quella di H2 Energy, con un fondo capitale di 7 milioni, non soddisfa le richieste. Io sicuramente non mi aspettassi che Varzila facesse un gran lavoro, visto come si è comportato insomma dal 14 luglio dell'altro anno. Certo, a questo livello qua no, cioè è addirittura, voglio dire, imbarazzante per una multinazionale avere questo atteggiamento e presentarsi in questa maniera. Cioè, voglio dire, 2 proposte di cui una neanche vera. È una roba incredibile. Non c'è altro da fare adesso che il governo deve intervenire assolutamente nei modi e nei tempi, spero brevi.